Boh, guarda. Allora, questo qua. Cavolo, 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 cavolo. No, 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 no. Chiudi, 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 chiudi. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Io sono Leonardo. E io sono Tommaso. E ragazzi, per la prima volta, perché non ci avete mai visto così, siamo sopra un materasso gigante con anche incorporato una piccola tenda. E voi vi chiederete, Leo, Tommy, ma perché siete su un materasso? Perché oggi ragazzi, la nostra sfida è proprio passare un'intera giornata sopra questo materasso. E indovina un po', chi vince avrà tutti questi soldi, tutti quanti. Quanti sono, diciamolo? 1000, sono 1000 euro e farebbero abbastanza comodo 1000 euro. Sì, quindi li vincerò io, quindi mi impegnerò tantissimo. Ovviamente chi tocca il pavimento, quindi chi scenderà dal materasso, perderà. Abbiamo questa bellissima tenda che appunto ci ha ampliato un po' il nostro spazio, perché comunque il materasso era un po' troppo piccolo, perché siamo 2 metri praticamente tutti e due, quindi ecco, è gigante. Abbiamo questo materasso, poi questa bellissima coperta, perché staremo appunto tutto il giorno qua. Stasera secondo me farà freddo anche se è maggio e dovremo anche dormire a un certo punto. Esattamente. Qui abbiamo un po' di cose che abbiamo portato, probabilmente che lanceremo. E questo e il campanellino, perché perché fra un po' ve lo diremo dopo, appena ho finito il giro. La nostra famosissima e praticamente la nostra migliore amica, la macchina dei popcorn. Qui abbiamo i popcorn pronti all'utilizzo, anche se noi naturalmente puntiamo più a mangiare qualcosina con questo, ragazzi. Esatto. Praticamente un fornello da campeggio che speriamo funzioni, perché in realtà non l'ho controllato. Già. E quindi speriamo, incrociamo. Speriamo. E cosa dovremo cucinare? Non lo so. No! Ci siamo scordati il cibo. Vabbè, allora non lo utilizzeremo, possiamo direttamente metterlo qua. Qui abbiamo un set per apparecchiare, ragazzi. Questo guardate è quanto è bello. Piatti, perché è praticamente nuovo, quindi stupendo. Wow, wow, wow. Che utilizzeremo perché... Quest'estate, per chi l'ha visto, abbiamo la macchina del gelato con il latte, senza gusti. Vabbè, facciamo schifo, non abbiamo portato niente, ci siamo scordati tutto. E direi che adesso possiamo iniziare. Ok. Attenzione, anche perché la sfida è già iniziata, quindi se toccavi il pavimento qua si perdevo, cioè perdevo, avevi già perso. E io voglio vincere. Allora partiamo subito dalla prima domanda. Di che anno è la Costituzione italiana? Questa è facile. Adesso che c'hai la motorità lo dovresti sapere, perché tanto ce lo sì, chiederanno. Sì, infatti, no, ho studiato. Allora, la Costituzione italiana è del 48. Bravo, un punto. Continuiamo subito. Seconda domanda: quanti stati ci sono negli Stati Uniti? Anche questa è molto facile. Ma no, come faccio a sapere quanti stati? Ce ne sono tantissimi. Ovvero? Ovvero negli Stati Uniti ci saranno... Pensa alle stelline della bandiera. Non le ho. Ah, dai. 40. 50. In realtà sono... Allora, questa cosa, scusate, un attimo di cultura generale. Sono 48 più due stati, l'Alaska e le Hawaii, che si sono unite dopo. Ultima domanda. Quindi sei a un punto per ora, ok? Ah, ok. Di quale stato fanno parte la Hawaii? No! Stati Uniti. Non vale, questa non vale. Quindi non l'avevo letta, no, non no, vale. No, 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 io sono a due. Non l'avevo letta, ragazzi, non vale. Vai. Ok. Mi sono fregato. Tieni il campanello delle due risposte. Vai. Com'è morto Hitler? Suicidato. Poi, quando è arrivato l'uomo sulla luna per la prima volta? 1952. No, ma bensì nel 1969. Quindi anche abbastanza recente. Che lingue si parlano in Svizzera? Francese, italiano? Sì. Vabbè, svizzero? Non esiste. Inglese? No. Tedesco? Tedesco? Sì, però hai sbagliato. Francese, italiano, tedesco e romancio. Ma noi ci siamo dimenticati di far vedere una cosa fantastica. Ragazzi, qua abbiamo un mini golf. Oh, con il premio. Abbiamo non un mini golf. Fare. No, no. No, lasciali. Figurati se le rubo. Lasciali lì. Forza, schiavo. Vai. Vorrei dei popcorn. Non avevo dubbi. Voglio anch'io i popcorn. Vorrei dei popcorn. Va bene, te li preparo subito. Olè. Eccoli. A parte il solito casino di sempre. Ma ci siamo.
Io ci sono perché io adesso mangerò. Vabbè, ma uno me lo puoi dare, no? Cioè, uno. Premi. Ecco il tuo cibo. Ok, ci sto, accetto. No! Io devo tornare a casa. Cioè, non so se... Adesso? Questo è un altro pezzo di casa che hai appena messo? Ormai sì, lo è. Ciao! Non ti azzardare a toccarmi! Ecco, cambio subito idea. Ok, vai, okay. Sono tornato di nuovo nel nostro materasso. Sai cosa però potremmo fare? Potremmo mettere la buca lì. Sì! Almeno si fa interessante la sfida. Abbiamo solo una possibilità. E la sua possibilità è andata via. Dammi! Potrei fare così però. Vai a prenderlo. Sì, come no. Guarda, vado. Oh! Pronti? 3. Dovresti tirare. Sì, lo sto facendo. Questo è un tiro simultaneo. E ho fatto gol. Buca! Signore e signori, ho vinto io. Adesso mi fai gelato. Secondo me non è giusto, giuria. Sì. Signori della giuria, secondo me non è giusto. Guarda qui. Guarda, sì, qui, ma dove ce l'hai accompagnata? No. Replay, Giulia, replay. Faccio il gelato. Vai, bravo. Ego, ci allora, spieghi come funziona. Se vi ricordate bene, l'anno scorso al mare avevamo provato a fare il gelato. Però nonostante noi avessimo seguito la ricetta, faceva molto schifo, ma proprio tantissimo, non c'era venuto. E quindi adesso, secondo me, è un po' una perdita di tempo. Che poi no. Gelato al latte, fior di latte. Con gli ingredienti, tutto. Fior di latte, allora, abbiamo solo del latte. Accontentiamoci di quello, ok? E facciamo partire. Cosa hai detto? Cosa hai appena detto, scusa? Ripeti se hai il coraggio, perché questa cosa l'hai organizzata te. Dimmi. Che cosa hai detto? Questa non l'ho presa io. Dillo, no. Dillo se hai il coraggio. Non c'è le eliche, c'è solo il ghiaccio. Quindi questa cosa si ghiaccia e basta, non gira. Che tristezza, mamma mia. Ma è anche sporca. No, ci sono i moscerini. Oddio ragazzi, che schifo, guardate. Li vedi? Che schifo. Comunque mi stavo chiedendo, ma ma se qualcuno scappasse la pipì. La pipì. Sì. Come fa? È semplice. Allora, vedi là c'è casa mia. C'è un bellissimo bagno. Vai, aspetta che vado. Vai. Vai. Non ci possiamo. Non. Vai, no. Vai. Ho anch'io un'arma che posso utilizzare. Vai in casa. Non possiamo. Dai, non hai pensato se qualcuno scappa? Certo che ci ho pensato. Ovviamente ci ho pensato. E vuoi sapere la soluzione? Questa. Ti puoi mettere là dietro quell'albero là. Puoi andare dietro quell'albero e fare la pipì. Non lo farò mai. Ma se dormissimo per passare il tempo? Può darsi. Cioè, nel senso, così almeno passo più velocemente. E mi ha appena rubato tutta la coperta. Buonanotte. Mi ha appena sporcato tutta la mia parte di letto. Ok. E adesso lo andremo a buttare di sotto al nostro materasso. E praticamente, dato che sta dormendo, non si accorgerà di niente. Quindi sarà molto divertente. Pronti? Allora, questo è l'esemplare di Leonardo che sta dormendo. Lì è il materasso. E a noi basterà semplicemente spingerlo al 3, 2, 1. No. No. Fermo così, non va. Oh, ci sei quasi. Stai così. Toccando? No. Però così non vale mentre dormo. Io almeno te l'ho fatto quando eri sveglio. Ok, adesso direi che dobbiamo andare a dormire per davvero. Ragazzi, buonanotte. Se tipo li mettiamo qua? Così almeno ci guardano dormire. Non tanto interessa guardarci mentre dormo. Ma sì. Buonanotte. Buongiorno. E niente, siamo qua. Stavi per cadere? Vabbè, stavi per cadere. Cioè, nel senso.
Voglio vincere i soldi. E vai di sotto! No, non vale, si è detto, non si può spingere. Ok, ok. Allora, ho intenzione di fare altri popcorn visto che sono finiti e altri invece sono volati a giro. Quindi, com'è che si facevano? Non me lo ricordo più, ragazzi. Boh, guarda. Allora, questo qua. Leo? Poi sì. Leo? Oh, allontanati. Leo, allontanati. Perché dovrei allontanarmi? Sto facendo i popcorn. C'è qualcuno dietro la tenda? Sì. Leo, scappiamo, muoviti. Ma che? Muoviti. Fermo, i popcorn devo fare. Leonardo, girati veloce. Non è uno scherzo, guarda. Ah sì, non è uno scherzo. Guarda. Sicuramente chi Leonardo... c'è un mostro e adesso devo scappare. Perché Leonardo, almeno prendi. Vincerai 1000 euro. Prendi e scappa, oh, ti ho detto. Dio. Scappa. Cavolo. Ci stai inseguendo, corri, corri. Cavolo, 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 cavolo. Vai in casa, veloce, veloce, veloce. Che cos'era? Non lo so. Chiudi, 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 qua, qua, qua. Chiudi. E quel teschio verde, te lo ricordi? No, 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 no. Chiudi, 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 chiudi. Che facciamo? Guarda il teschio. Cavolo. Ok, no. Ecco. È occupato. Seriamente? Quella maschera verde è terrificante. Stacca, 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 stacca.